Finalmente siamo usciti da quel monastero maledetto. Possiamo riprendere il viaggio. Vediamo come sta Hans. Hans. Tutto bene, Hans? Va tutto bene, Hans. Andrà bene, Kate. Solo un po' di stanchezza. Va bene. Quel maledetto monastero. Spero che il vecchio patriarca abbia finalmente capito. Il patriarca è un uomo chiuso. Sì. È il minimo che si possa dire, quel tizio è un gran fanatico. E partenza. Certo. Adesso possiamo riprendere il nostro viaggio. C'è un lavoretto che non ho terminato. Mi dovrà aiutare, Kate. Certamente. Cosa posso Ok. fare? Mi dica. Ho riparato il cuore meccanico per i cavalli. Adesso sono un po' troppo stanco. Vorrei che lei andasse al cabaret e lo installasse al posto mio, Kate. Va Ci vado bene. subito, Hans. Non si preoccupi e si riposi. Posso farlo. Potrei essere in grado. Ok, abbiamo il cuore meccanico. Possiamo andare da Circos a sistemare i cavalli. Che già ce l'aveva detto Circos che voleva sistemarli. Quindi torniamo giù. Ok, ah, Malca si è spostata. Dopo andiamo a parlare anche con lei. Signor Circus. Forza, hop, hop. Ma cosa sta facendo? Forza, hop, hop. Forza, hop, hop. Non ne vuole sapere. Ah, ne ho abbastanza questa volta. Fuori dai piedi, bestiaccia. Via! Poverino. Vattene via! È un cucciolotto, non trattarlo male. Andiamo a parlare con Circos. Mi scusi. Buongiorno, signor Circos. Ah, buongiorno, Miss Walker. Allora, Hans. Signor Circos, volevo darle notizie di Hans prima di partire. Il vecchio patriarca lo ha guarito. No. In realtà non sono certa che si possa dire che. Sta meglio. Sì. Non è in gran forma, ma vuole proseguire il viaggio. Gli auguri buona fortuna da parte mia, Miss Walker. Non mancherò. Alla fine sono io il medico. Yuki. Quando sono entrata aveva l'aria di essere arrabbiato con quel cane bizzarro. Questo un cane? Qui lo chiamiamo Yuki, Miss Walker, perché sono stati gli esquimesi Yukol ad addomesticarli. Yukol, Yuki. Uno Yuki? Non si lasci ingannare, Miss Walker. Sebbene ne abbia le sembianze, non è un cane. Direi che è una specie di incrocio fra una foca e un orso. Forse Bello. con qualche cosa anche del ghiottone. E pensa di insegnargli un numero da circo? Si figuri. Confesso di avere tentato, in mancanza di meglio. Ma decisamente un uomo civilizzato non potrà mai tirare fuori niente da questa carnaccia. Quest'animale è restio a qualsiasi tipo di addestramento. Pensa solo a mangiare. Va bene, partenza. Signor Circos, sono venuta a ringraziarla per la sua ospitalità. Lasceremo presto Romansburg. Oh, che peccato, Miss Walker. Non vedrà il mio numero di cavalli meccanici. Gli spettacoli inizieranno non appena sarò riuscito a riparare quei maledetti Ci automi. penso io. Pazienza, sarà per un'altra volta. I Cavalli meccanici. cavalli non funzionano. Avevo chiesto al signor Vorarlberg di dare un'occhiatina, ma la terribile crisi alla quale ha assistito non gli ha consentito di farmi questa cortesia. Miss Walker, non è che forse lei ha qualche conoscenza in materia? No, ma ci Il mio nome provo. non è Hans Vorarlberg, ma posso tentare. Va bene, però perché mi dà ancora ansia? Vediamo. Hans Vorarlberg mi ha chiesto di venire ad aiutarla a riparare la sua giostra di automi.
Ah, che bella notizia! Gliene sarò davvero grato, Miss Walker. Ci penso io. Signor Circos, devo proprio partire. Che Dio la protegga, Miss Walker. Allora, avviciniamoci ai cavalli meccanici. Ok, inseriamo il cuore meccanico che ci ha detto Hans. Perfetto. Ora, la prima cosa da fare è praticamente spostare questo cavallo dalla prima posizione alla quarta posizione. Per fare questo dobbiamo cliccare al centro dell'ingranaggio. Perfetto. E ora spostiamo questi pezzi meccanici su determinati buchi. Allora, questo di sinistra in alto lo mettiamo qui. Questo a destra in alto lo mettiamo qui. Questo in basso a destra lo mettiamo qui. E questo in basso a sinistra lo mettiamo al centro. Così dovrebbe essere giusto, non ricordo bene. Fatto questo, clicchiamo al centro. Ci dovrebbe mostrare se tutti e quattro funzionano. E se è tutto giusto, partirà un filmato. Ma ci hanno rubato il treno? Ma com'è possibile? No, scusa, ma Oscar dov'è in tutto questo? Fammi chiamare Oscar. Cioè, non penso che Oscar sia partito senza di me. Ci hanno rubato il treno. Pronto? Sono Oscar, Kate Walker. Oscar, cosa è finito? Va tutto bene? Quei signori mi hanno detto che non desiderava più proseguire il viaggio, che voleva ritornare in America, che il treno poteva partire. Temo di avere commesso un errore, che... Quali signori? Hans è con lei? Sì, Ivan e Igor hanno consegnato il signor Vorarlberg nel suo scompartimento. Ivan e Igor? Ivan e Igor, dice? Intende dire che quegli uomini sono responsabili della partenza del treno? Ho il sentore che abbiano fatto una cosa disonesta, Kate Walker. Direi di sì. Eh sì, Oscar, questo è furto. Quegli uomini in un colpo solo hanno rubato il treno e rapito voi. Provo un sentimento di apprensione, Kate Walker. Non tema, Oscar, vi ritroverò. Mi dica, dove si sta dirigendo il treno? Sempre dritto. Non abbiamo incrociato nessun collegamento. Cerco di mantenere la velocità al minimo. Probabilmente riesco a rallentare la loro fuga. E forse anche... Io? No, io... parlo da solo. Sì, io... Oscar! Oscar! No, cavolo, se ne sono accorti che stava parlando con me. Oh, porca palettina. Dobbiamo chiedere aiuto, dobbiamo raggiungerli in qualche modo. Iniziamo a chiedere a tutti cosa possiamo fare. Gamba di legno, aiutami, sono nei casini. Colonnello! Kate Walker, il treno! È partito senza di te? Sì, me ne sono accorta, me l'hanno rubato. Il treno, colonnello, è stato dirottato, non c'è dubbio, qualcuno l'ha rubato. Ah, è grave, Kate Walker. Ha già qualche sospetto? Sì. Forse sì. Sì, sì, sappiamo chi è stato. Una cosa simile. Allora, con Kate cosa Hans mi dà? Hans e Oscar non possono mica aver deciso di partire senza di me? No. Forse il tuo amico Hans Vorarlberg ha pensato bene che accompagnarlo sarebbe stato troppo pericoloso per te. Ma non Impossibile. Penso. Devo accompagnarlo fino all'isola di Siberia, capisce? No, veramente è impossibile. Non sarebbe mai partito così. Vabbè, sappiamo già chi è stato, quindi. Come farò adesso? Devo recuperare quel treno. Hans e Oscar sono nelle mani di quei farabutti. Ah, dannata gamba! Se avessi l'energia dei miei 20 anni, potremmo montare sul mio cavallo e lanciarci all'inseguimento di quei malviventi. Oh, cavolo. Una
sola gamba e il mio cavallo è morto. Ma no! Colonnello, la prego, troviamo in fretta un altro mezzo di trasporto. Non mi viene in mente niente. Forse il vecchio carrello sotto le rotaie. Temo che sia fuori uso da un bel po'. Crede che questo veicolo sia abbastanza veloce per raggiungere il treno? Non ne ho idea, Kate Walker. È stato registrato nei libri contabili come dispositivo ferroviario rotabile di soccorso da utilizzare solo in caso di estrema urgenza. Non c'è indicazione né della velocità massima né di quella di crociera. Ma che cavolo? Strano veicolo. Ma perché no? Prego, è tutto suo. Bene. Bene, cercherò di vederci più chiaro. Non copiarmi, Kate. Hai del fegato, bellezza. Certo, guarda, sono andata dappertutto, ormai non mi spaventa più niente. Quindi, ha detto, sotto le rotaie. Dobbiamo scendere. Anzi, no, non dobbiamo scendere. Questa leva, che prima non funzionava, adesso dovrebbe funzionare. Esatto. E ci porta su questa specie di macchinina ferroviaria. Vediamo se riusciamo a raggiungerli. Vai, Kate. Direi di no. Ci mancava che questa. Questo arnese cade a pezzi. Però si è aperto un pannellino dietro. Potrebbe esserci utile a qualcosa. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a chiedere ulteriori indicazioni. Allora, vediamo se Circos, se Gamba di Legno prima ci può aiutare, se no scendiamo e chiediamo a Circos o a Malca. Temo di non avere ancora trovato una soluzione. Mia cara signorina, ne sono profondamente dispiaciuto. Guardi, vedo proprio la sua disperazione. Non so cosa sia successo, il suo marchingegno ferroviario non va più avanti. Non è il mio marchingegno e secondo me ha un aspetto decisamente bizzarro. Sarebbe meglio aspettare gli addetti al servizio manutenzione. No, guardi, non ho tempo. Non se ne parla neanche, devo riacciuffare quei ladri il più in fretta possibile. Niente. Devo trovare una soluzione, e in fretta. Lasciamo perdere il suo tizio. Se solo potessi. Non lo voglio sapere, perché tu non mi vuoi aiutare. Lasciami perdere. Proviamo ad andare da Circos e Malca. Allora, vediamo se Malca può aiutarci prima. Hai visto, Malca? Il treno è partito senza di me. Credi che i tuoi amici ti abbiano abbandonata? No. No, credo piuttosto che qualcuno abbia forzato la sua partenza. E qualcos'altro? Questo no. Questo carrello è troppo danneggiato per continuare, non va più. Ma basterebbe qualche cosa per tirarla. O per rimettere in funzione la ruota. No, non mi può aiutare. Circos. Vediamo se lui sa qualcosa. Signor Circos, è terribile. Miss Walker, cosa succede? Il treno se n'è andato. Ho bisogno di una mano per riparare il carrello. Veramente, Miss Walker, non posso esserle di alcun aiuto. Non avevo dubbi. Non ho nessuna cognizione di meccanica, mi dispiace. Neanche io, però ho fatto di tutto. Yuki. Signor Circos, cerco quel... Yuki. È vero, ci può essere utile. Non so dove sia. Presumo che quella bestiaccia stia frugando fra la spazzatura. Bene. Se lo ritrovo, potrebbe prestarmelo? Oh, ma lei non deve chiedermi il permesso. Quel cagnaccio non mi appartiene. Tuttavia, Miss Walker, voglio metterla in guardia. Le causerà solo seccature. Ma mi serve.
Forse è l'unico che potrà aiutarmi a raggiungere il mio treno. Non ho scelta. Signor Circos, devo proprio partire. Che Dio la protegga, Miss Walker. Ci entra perfettamente dentro quella specie di botola meccanica. Quindi devo assolutamente trovarlo. Proviamo di qua. Dunque, se sono stati Ivan e Igor, qua, ecco, dovrebbe essere aperto. Se se ne sono andati. Eccolo lo Yuki. Eccolo qui. Sembra triste, poverino. Cos'hai? Non sembra essere molto furbo, però è simpatico. È ritornato dove si sente più a suo agio. Ad ogni modo, questo posto è deserto. Piccolo Yuki. Li vuoi dei biscotti al pesce? Guarda, tieni, te li do. Sei più contento adesso? Sei il solo a andare pazzo per questi dolcetti. Allora tu sei uno Yuki. E ora vediamo se mi segui. Sì, però prima vai qua, Kate. Perché qui sul tavolo c'è un giornale con una notizia che sconvolgerà la maggior parte di voi. Ed è quella di una diva ci ha lasciato, ovvero Elena Romansky è morta. Dopo tutto quello che abbiamo passato con lei, la povera Elena Romansky purtroppo ci ha lasciati. Mettete in pausa il gioco per leggervi gli articoletti, perché io purtroppo Siberia 2 lo sto giocando a finestra molto piccola. Perché ho dei problemi proprio grafici di Siberia, se lo gioco a tutto schermo, e quindi non riesco a leggervi quello che c'è scritto. Quindi mettete in pausa e leggetelo, io me lo leggerò poi quando farò il video. Sì, è proprio una notizia che ci ha sconvolto. Dopo tutto quello che abbiamo passato con lei, purtroppo è morta. Bene, Yuki penso che ci segua, vediamo se usciamo da qui. Eccolo, perfetto, quindi adesso possiamo raggiungere il treno, cioè sì, il treno, quell'attrezzo meccanico e vedere se Yuki ci entra dentro.